Hai visto? Sono caduta! Guarda qui cosa ti ho portato! Cos'è quello? È il mio primo libro di favole illustrato! L'ho conservato per te! Vuoi dire che me lo stai regalando, Murat? Ma certo, te lo regalo! Ah, che bello! Grazie mille, fratellone! Vado subito a leggerlo! Ehi, Toast-Pick! Hai visto che cosa mi ha regalato mio fratello? Questo è un bellissimo libro di favole! Su, andiamo, leggiamolo insieme! Hai visto, Toast-Pick? C'è un grandissimo albero! Oh oh! C'è anche una porta! Forse ci sarà qualcuno che vive lì dentro! Sono molto curiosa, sai? Sono dei piccoli uomini! È incredibile, Toast-Pick! Dentro al tronco di quest'albero vivono dei piccoli esseri umani! Chissà se anche dentro i nostri alberi vivono dei piccoli uomini! Dai, Toast-Pick! Su, coraggio! Vieni insieme a me a cercare i piccoli uomini! Non ha la porta, non possono essere in quest'albero. Abitiamo qui! Oh, lo sapevo che ti avrei trovato! Dai, venite fuori, giochiamo insieme! Uscirò solo se mi canti una bella canzone! Sì, a me piace tanto cantare! E poi conosco una canzone molto bella sugli alberi! A foglie e tronco e tanta ombra fa, formiche, insetti e uccellini vivono qui, per tutti quanti sai è la loro casa, ci vivono bene per posso riposare. Fa dei frutti buonissimi, lo sai, sono gustosi e diversi tra di loro. Noi tutti quanti possiamo mangiarli, con i suoi frutti più forti e sani siamo. Il grande albero tutti noi amiamo, insieme veniamo qua, lui ci proteggerà. La canzone, adesso conosciamoci, dai! Ok, visto che insisti tanto, arrivo! Murat! Io sono il piccolo umano! Eri tu che parlavi allora! Certo, Niloia! Vedi, i piccoli uomini esistono solo nelle favole, non ci sono nella realtà! Fratellone? Che cosa stai guardando, Niloia? C'è qualcosa dentro a quell'albero! Ma è impossibile! Non sarà mica... Fratellone, pensavi che dal tronco sarebbe uscito un piccolo uomo! Guarda che è soltanto una favola! Sì, hai ragione tu, sorellina. Si tratta solo di una favola. Il tappeto. Caspita, che bel tappeto! È coloratissimo! Ci sono delle facce sorridenti e dei tulipani. Ehi, guarda, non è bellissimo, nonno? Hai ragione, è davvero stupendo.
Lo sai, l'ha intrecciato la mamma. Wow, dici sul serio? È stata proprio brava, c'è anche un disegno. E quel disegno racchiude un sogno segreto, un suo desiderio. Lo sapevi che una volta tutte le ragazze ricamavano i loro sogni sui tappeti? Quindi la mamma aveva un desiderio nascosto. E qual era? Dimmelo, nonno. Non lo so. Mamma! Il tappeto che hai ricamato è meraviglioso, mi piace davvero tanto, lo sai? Grazie, tesoro. Qual è il desiderio che hai ricamato? Quale desiderio? Sì, avevi un sogno nascosto, me l'ha raccontato il nonno e hai ricamato il tuo desiderio sul tappeto. È vero, il nonno ha ragione, ma non ti racconterò il mio desiderio. Lo devi scoprire da sola, d'accordo? Quindi preferisci che ci arrivi da sola? Mm-hmm. Va bene, ma voglio intrecciare anch'io un tappeto. Brava, è un'ottima idea. Allora vado subito a prepararti il telaio, così cominci, ok? E io ti aiuterò con i ricami. Urrà! Oggi ricamo il mio tappeto e scoprirò il desiderio della mamma. Mamma, credo di aver scoperto il tuo sogno. Sul tappeto c'erano dei tulipani. Significa che volevi dei tulipani. Questo è davvero splendido. Grazie mille, Niloia. Però il mio desiderio non era un tulipano. Se non era un tulipano, forse poteva essere una casa. Mm-hmm. Se non era neppure una casa, allora forse era un'altra città. No, sono molto felice di vivere qua, tesoro. Strano, sono sicura di saperlo, ma adesso non mi viene proprio in mente. Cosa può essere? Ho trovato! Ora so che cos'è! Oh, scusa, Niloia, ma che cos'è? Il budino di riso. Il budino di riso? Sì, mamma, perché so che a te piace molto, non ho ragione. Guarda, ho fatto una faccia sorridente usando le nocciole, proprio come il disegno sul tappeto. Grazie, cara, sei stata gentile. È vero, adoro il budino di riso, ma non era quello il mio desiderio. Uffa, mi arrendo, mamma. Non riesco a indovinare quale poteva essere. Ho scoperto il tuo sogno, ma oggi ho ricamato un bel tappeto per te. Spero che ti piaccia. Hai ricamato un tappeto per me, cara. Esatto. Ho disegnato la nostra famiglia. Guarda, qui c'è anche Toothpick. Questo è il mio desiderio. Siamo tutti noi insieme, hai visto? Oh, Niloia, tesoro. È davvero meraviglioso. Finalmente adesso il desiderio che avevo ricamato si è avverato. Dici sul serio, e qual era? Volevo dei bambini dolci, intelligenti e affettuosi, proprio come te, tesoro mio. Ti voglio bene, mamma. Anch'io tanto.